concentrato sul campo e ufficializza una cosa di fatto, che il Conte manager, che si era speso tanto per la permanenza insieme con Di Lorenzo in estate, di fatto, direttore, non entra nella trattativa. Sì, okay. No, ma allora l'allenatore non deve mai entrare in trattative economiche dei giocatori, perché altrimenti sarebbe la fine. Quindi lo devono fare, lo deve fare Manna, lo deve fare De Laurentiis, Chiavelli, le persone preposte. Non deve entrare l'allenatore? L'allenatore sì. Non deve, e allora, Conte fa bene a non entrare. Allora, salutare il direttore Sabatino che è in collegamento con noi. Direttore? Sì, buonasera. Buonasera al direttore Walter Sabatini. Innanzitutto grazie, chiedo scusa del ritardo, purtroppo la diretta... E abbiamo avuto anche tanto da parlare, nel frattempo adesso abbiamo aperto anche la parentesi Kvara e parentesi contratto. Grazie innanzitutto di questo collegamento e poi ci sono tanti amici anche qui in studio che la volevano salutare. Come si gestisce questa situazione? Saluto a tutti. Beh, si gestisce così come ogni società sa di dover fare. Il parere dell'allenatore vincolante, naturalmente. Qualcuno lì in studio ha detto che l'allenatore non si deve occupare di questioni economiche, è vero, però deve dare indicazioni chiare e precise. Poi la società si deve arrivare e fa lavorare gli addetti, i dirigenti addetti, in questo caso De Laurentiis affiderà le prime schermaglie a Manna e poi faranno le loro cose. Chiaro che qua la Spezia, supportato fortemente da un allenatore come Conte, avrà tutti i motivi per rimanere a Napoli e giocarsela. Era il direttore intanto Pierpaolo Marino che appunto diceva ciao, questo. Walter. Ciao, sono Pierpaolo. Pierpaolo, ciao. Ti abbraccio caramente. Io grazie Pierpaolo. No, il problema che tu conosci bene, Walter, perché hai fatto tanti rinnovi, qui il problema non è solo il prolungamento a che cifra, ma secondo me è l'adeguamento. Perché è chiaro che in questo momento qua, se dovesse prolungare il contratto Kvara, dovrà essere adeguata anche la parte di contratto che oggi è molto bassa rispetto a quella successiva. E quindi è lì che si gioca la partita, perché Kvara non rinnovando sta perdendo soldi, come tu sai benissimo, e rinnovando il Napoli ha il prolungamento, quindi mette ancora a patrimonio per qualche anno Kvaratskhelia, però deve sopportare costi che magari nel budget non erano previsti, perché si tratta di 4-5 milioni all'anno di differenza lordi, quindi no, non è un grande sacrificio. Però il Napoli deve essere una grande squadra e lo è con Kvaratskhelia in particolare, quindi per i conti del Napoli, che tu conosci meglio di me, è sopportabile un investimento forte su un giocatore come Kvara, perché i conti del Napoli sono splendidi, perché sono anni che De Laurentiis sta facendo una politica tecnico-economica molto, molto mirata al mantenimento, a far bassare il fatturato, a giocarsela con le proprie forze in maniera autoctona. Quindi il Napoli è una delle poche società che forse non si deve strappare i capelli per un rinnovo. Anche deve se i conti devono essere equilibrati, su questo non c'è discussione. Però io mi devo sottrarre a questa discussione perché è un'invasione in territorio insopportabile. Io sono un dirigente di calcio, non è che posso ficcare il naso nelle faccende interne a Napoli. Devo assistere, sapere, essere un testimone, auspicando il meglio per tutti. Però è inutile che tiro fuori opinioni e pareri, non servono a nessuno, soprattutto al Napoli, per sa perfettamente quello che deve fare. Perché il Napoli, che adesso ha trovato anche nuovamente una dimensione importante, lo dice la classifica, ha anche fatto una campagna virtuosa, perché ha portato giocatori importanti, ha rinforzato ulteriormente la squadra con le ultime mosse, con i ragazzi della Premier League, con tutte le scelte sono state fatte. E quindi, per una stagione saltante,
che non poteva partire bene perché c'erano i residui del saldo dell'anno scorso che erano un po' deprimenti, ma dopo Conte è riuscito, come nel suo stile, a dare subito una sterzata subito dopo il risultato negativo di Verona, e il Napoli è ripartito e si candida incredibilmente, perché nessuno se lo poteva aspettare, si candida per vincere lo scudetto. Non so se sei d'accordo con Paolo. Sì, direttore, siamo assolutamente tutti d'accordo. C'è un'ultimissima domanda che la fa Francesco Modugno, volevi farla tu? Direttore, il teatrante Modugno. Buonasera. Il teatrante detto in termini, ecco, in termini positivi. Buonasera direttore, sai che è un piacere sentirti. Grazie, dimmi Francesco. Direttore, però tu che hai grande sensibilità per il talento, e non ti voglio far parlare di questioni tecniche, però vorrei tornare un attimino su Kvara. Ma la dimensione, la cifra tecnica del giocatore, qual è? Perché poi, alla fine, sai, anche le trattative le fanno i valori dei giocatori. Per te che dimensione c'ha Kvara? È un top player? È un gran bel giocatore? È un giocatore che si deve completare? È un top player. Su questo non penso ci sia da discutere. Ma io penso che il Napoli avrà fatto le pace.